Nel ricordo del poeta, scrittore e critico letterario Ottaviano Giannangeli, nell'Aula Magna del Comune di Raiano si è svolta la cerimonia ufficiale di premiazione del concorso nazionale di poesia dialettale Le vie della memoria, Vittorio Monaco. Ha introdotto i lavori Mimì D'Aurora, poi ha relazionato sull'evento il presidente del Centro Studi Bruno Di Bartolo. Successivamente ha esordito Stefania Zitella tracciando il ricordo di Giannangeli, un uomo buono e semplice, una persona squisita e straordinaria. Poi Zitella e Andrea Giampietro, che è stato stretto collaboratore di Giannangeli, hanno recitato una poesia tratta dall'antologia giannangeliana, mentre Melina Di Cesare ha presentato all'organo alcuni brani tratti da canzoni scritte da Giannangeli. Mimì D'Aurora, che ha moderato l'incontro, ha sottolineato il profondo legame culturale e umano che ha unito sempre Vittorio Monaco a Giannangeli. Il loro modo di operare o il loro modo di essere uomini di cultura e poeti era diverso, l'approccio era diverso, ma tra di loro c'era una grande stima e quindi anche un grande rapporto. Sono state persone da una cultura elevatissima, ma proprio con la loro cultura riuscivano ad adeguarla all'ascoltatore che avevano di fronte, e cosa ne do un poco conto, quindi se bisognava utilizzare anche un vocabolario fatto solo esclusivamente di dialetto, loro lo facevano, e questo è a testimonianza della loro intelligenza. Sono Nicola Garzia e mi hanno assegnato il premio Città di Raiano per una poesia che ho scritto in dialetto. Sono Vito Moretti, ho preso il primo premio assoluto. Il concorso era articolato che ogni poeta mandasse da 3 a 5 poesie inedite. Io ne ho mandate 5 e tra quelle 5 ce n'era una che ho scritto per mia moglie, e quindi questo omaggio ho voluto fare, dedicare a mia moglie il premio. La 10ª edizione del premio, poi annunciato da Aurora, si svolgerà a Pettorano, paese d'origine di Vittorio Monaco, nel decennale della sua scomparsa. Di Bartolo ha auspicato per il premio di poesia dialettale la partecipazione anche di giovani autori.